E iniziamo la nostra presentazione della laurea triennale in Scienze e Culture Gastronomiche. Questa qui è la nostra laurea triennale che è la prima nata all'interno dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. È nata, è stata istituita nel 2004 alla laurea in scienze gastronomiche che poi si è evoluta nel corso del tempo e quindi l'offerta formativa che presentiamo oggi è appunto l'evoluzione di questo percorso che la nostra università ha fatto da quando è stata istituita. Cominciamo a dire che si tratta di una laurea che si suddivide in 3 anni, ogni anno è suddiviso in 2 semestri. Abbiamo un anno accademico che inizia nel mese di settembre ed è una delle sue caratteristiche fondamentali è il fatto di essere una laurea con accesso a numero programmato, quindi c'è un numero massimo di iscritti che l'università stabilisce ogni anno. Per l'anno accademico 2021 il numero è di 104 iscritti. Quello che dirò, i dati che daremo in questa presentazione sono evidentemente ancora riferiti all'anno accademico 2021 perché si tratta di un anno accademico che è appena iniziato. Quindi potranno esserci delle lievi variazioni, delle lievi modifiche per quel che riguarda l'anno accademico 21-22, ma in ogni caso voi potete considerare come più che indicative le informazioni che daremo in questa presentazione. La nostra offerta formativa per quel che riguarda la laurea triennale ha una serie di obiettivi fondamentali. Il primo obiettivo è quello di offrire, di fornire agli studenti una formazione di eccellenza che coniughi da una parte il lavoro di aula, la didattica frontale, la didattica che si fa con i docenti nei locali di Pollenzo, con esperienze sul campo, attraverso diverse attività didattiche, diversi momenti appunto di esperienze sul campo, attraverso un percorso didattico interdisciplinare. Questi sono altri elementi fondanti la nostra offerta formativa. Gli insegnamenti di cui è composta la nostra offerta formativa appartengono a diverse aree del sapere, diverse aree che possono essere classificate nella area delle scienze dure, quindi sto pensando per esempio a chimica, microbiologia e così via. Nell'area delle scienze sociali, e quindi penso a sociologia, economia, diritto, e nell'area delle scienze umane, quindi penso in particolare a storia, filosofia, antropologia e così via. L'obiettivo è quindi quello di sviluppare un'educazione di natura sia culturale sia sensoriale. In aula, nei laboratori e a contatto con i protagonisti del cibo. Quindi noi abbiamo una parte consistente di didattica di aula, cui si aggiunge una parte, anche questa molto rilevante, nei laboratori, penso in particolare nel nostro laboratorio di analisi sensoriale che abbiamo nella nostra sede di Pollenzo. E a contatto con i protagonisti del cibo, ovvero a contatto con tutti quei soggetti, con tutte quelle personalità che a vario titolo entrano in contatto con gli studenti, che incontrano gli studenti, che attraverso una offerta molto ampia e molto variegata interagiscono con gli studenti. E quindi sono tutti soggetti con cui ciascuno studente potrà interagire, potrà discutere e così via. E si tratta di soggetti dalla
provenienza molto diversa, perché da una parte abbiamo senz'altro i produttori di cibo, ma possono essere benissimo anche personalità universitarie, della cultura, della politica e altri stakeholders in genere. Il tutto ha come obiettivo fondamentale quello di formare dei gastronomi. Il gastronomo non è semplicemente il soggetto esperto nell'ambito del settore agroalimentare, ma è quel soggetto che è capace di incidere nei sistemi alimentari. Grazie a quello che ha imparato, grazie alle sue conoscenze, alle sue abilità, alle competenze che ha acquisito, che opera e incide nei sistemi alimentari nel senso della sostenibilità e della sovranità alimentare, e che opera nella promozione e nella valorizzazione, del cibo. Vedete in queste slide anche dei momenti della nostra vita universitaria, momenti della vita universitaria a Pollenzo, quando facciamo didattica di aula, una didattica che sempre più cerca di superare anche la tradizionale impostazione della didattica frontale. Da questo punto di vista, i numeri, la dimensione della nostra università ci avvantaggia molto, perché è chiaro che con dei numeri relativamente ridotti come quelli che noi abbiamo alla laurea triennale è molto più facile avere una interazione immediata fra gli studenti e i docenti e lo staff che compone la nostra comunità, così come vedete qua un'immagine di uno dei viaggi didattici. Dicevo, il corso si struttura e si sviluppa in 3 anni, ogni anno è diviso in 2 semestri. La struttura del corso di studio si compone di 20 insegnamenti totali, 17 insegnamenti obbligatori e 3 insegnamenti a scelta, per un totale di 180 crediti formativi universitari. L'inizio dei corsi è stato quest'anno il 21 di settembre, più o meno l'inizio è sempre intorno alla metà di settembre. Gli elementi che voglio sottolineare sono due. Da una parte, la nostra è una comunità relativamente piccola, che ha sempre fatto del contatto e della presenza fisica uno dei suoi elementi caratterizzanti, e questa è la ragione per la quale tradizionalmente noi abbiamo la frequenza obbligatoria e contiamo che anche l'anno prossimo vi sia la frequenza obbligatoria. Ovviamente noi adesso stiamo attraversando una fase in cui la nostra prima preoccupazione evidentemente è il preservare la salute dei membri della nostra comunità. Questa è una delle ragioni per la quale attualmente è stata sospesa, ma per ora solamente, la frequenza obbligatoria, ma solamente per il mese in corso. Per il semestre in corso, scusate. Altro elemento essenziale è il bilinguismo. La nostra è una comunità internazionale. Abbiamo un certo numero di studenti italiani, ma in aula ci sono studenti che provengono da tutte le parti del mondo. Per questa ragione, di questi 3 anni, gli insegnamenti che vengono erogati nel corso del primo anno sono erogati interamente in lingua inglese, mentre gli insegnamenti erogati al secondo e al terzo anno sono erogati in lingua italiana. Evidentemente, però, la natura internazionale della nostra comunità e anche la proiezione internazionale dei sistemi alimentari fanno sì che evidentemente la lingua inglese sia molto importante perché è molto spesso la lingua franca che viene utilizzata dagli studenti,
e la lingua in cui si trova la maggior parte delle fonti e dei libri che troviamo nella nostra biblioteca, per cui è molto importante essere per gli studenti italiani e essere ferrati da questo punto di vista. Il piano di studi è un piano di studi che si suddivide in anni e in semestri. E ovviamente nel primo anno del nostro corso di studi noi troviamo gli insegnamenti che sono fondamentalmente le basi per la conoscenza, le conoscenze di base del gastronomo. E quindi abbiamo biodiversità alimentare ed ecologia umana, scienze molecolari e del gusto, politiche economiche e sostenibilità alimentare. Abbiamo il corso di antropologia, quello di ecologia giuridica, quello di microbiologia degli alimenti e abbiamo ancora l'insegnamento a scelta, i viaggi didattici e le conoscenze linguistiche. Si vede già immediatamente come vi siano insegnamenti che appartengono alle diverse aree del sapere, come dicevamo prima. Abbiamo l'insegnamento a scelta, abbiamo detto che dei 20 insegnamenti, 3 a scelta, e ne è previsto uno all'anno. Abbiamo i nostri viaggi didattici, che è una delle ragioni anche per cui il nostro corso di studio è particolarmente conosciuto e apprezzato, e ancora le conoscenze linguistiche. Sulle conoscenze linguistiche mi soffermo ancora un attimo per dire che da una parte gli studenti italiani avranno la opportunità in questo modo di migliorare le loro conoscenze dell'inglese. E per fare questo ovviamente sono divisi in gruppi a seconda delle loro conoscenze di partenza. Dall'altra parte, il primo anno sarà quello che servirà agli studenti internazionali che ancora non sanno l'italiano. Di migliorare da questo punto di vista, di acquisire conoscenze da questo punto di vista, perché come dicevo, a partire dal secondo anno gli insegnamenti saranno erogati in lingua italiana. Abbiamo qua il secondo anno. Il secondo anno è quello in cui troviamo gli insegnamenti che costituiscono il cuore della cultura dei nostri gastronomi. Il corso di agroecosistemi e sostenibilità, quello di scienze del viaggio. Chiedo, se possibile, lasciamo poi spazio alle domande, in conclusione di presentazione. Scienze del viaggio, società e ambienti. Il primo corso di storia, storia dell'alimentazione dalla preistoria al medioevo. Scienze dei prodotti alimentari, e quindi qua abbiamo tecnologie alimentari e analisi sensoriale, scienze della progettazione gastronomica e il secondo corso di storia, storia dell'alimentazione in età moderna e contemporanea. Anche qui abbiamo il nostro insegnamento a scelta più i viaggi didattici. Nel terzo anno sono previsti gli insegnamenti che sono, diciamo, si collocano idealmente sulla fase finale, diciamo, del loro percorso, del percorso degli studenti all'interno del nostro corso di studio in scienze e culture gastronomiche, per cui abbiamo l'insegnamento di filosofia e linguaggi della gastronomia, governance globale del cibo, economia delle aziende agroalimentari, etnobiologia e food scouting. Cibo e salute e ancora l'insegnamento a scelta. Anche qui abbiamo i viaggi didattici e evidentemente avrete notato che il terzo anno prevede meno insegnamenti rispetto al primo e al secondo, perché evidentemente sarà necessario, è necessario prevedere del tempo perché gli studenti elaborino la loro tesi finale. Il loro elaborato finale. Visto che ogni anno che gli studenti si iscrivano ad un insegnamento a scelta,
Questo viene fatto modificando il piano carriera. Ci ho detto, evidentemente possono anche seguire insegnamenti a scelta a cui non sono iscritti, e questi cambiano di anno in anno. Ogni anno cambia l'offerta degli insegnamenti a scelta. Vedete quindi qua qualche esempio: il corso su Food Activism, quello relativo a Company Creation. Quello che è più collegato al tema della scrittura e della narrazione del cibo in ambito per lo più giornalistico. Food packaging, un altro insegnamento che è il collegamento fra il foraging e la trasformazione in cucina. L'insegnamento sull'agro biodiversità, storia dei prodotti tipici e appunto. Tanti altri, l'elenco è molto lungo. Nell'anno in corso l'offerta si compone per esempio di 21 insegnamenti a scelta, 7 per anno. Ma appunto, come vi dicevo, i titoli e il numero sono variabili. Nel corso dell'anno sono previste 3 sessioni di esame. Una prima sessione che è la sessione invernale, quindi a conclusione del primo semestre, nel mese di gennaio, per ogni insegnamento sono previsti 2 appelli. Alla fine del secondo semestre c'è la sessione estiva, siamo nel mese di giugno e anche qui abbiamo 2 appelli, e poi ancora c'è la sessione autunnale nel mese di settembre con un appello. Quest'offerta didattica ha, a nostro avviso, una serie di punti di forza. È innovativo nei contenuti, ma anche nelle modalità di apprendimento. Perché se dalla prospettiva dei contenuti vi è un'espressione di tutto l'arco delle scienze gastronomiche in una prospettiva interdisciplinare, nel senso che evidentemente noi siamo un laboratorio in cui vi è una continua interazione, un continuo scambio fra i diversi insegnamenti e le diverse aree del sapere. Dall'altra parte, noi utilizziamo già da tempo strumenti didattici avanzati e quindi all'interno della nostra strategia didattica rientrano sempre di più strumenti quali lavori di gruppo, presentazioni, anche utilizzo di banche dati e supporti di e-learning e di social network. Diciamo, in particolare, questo processo è stato anche in qualche modo. Ha richiesto anche di subire un'accelerazione in considerazione della fase in cui ci troviamo. Altro punto di forza è l'incontro con i protagonisti del cibo e quindi tutti quegli incontri, al di là delle attività didattiche e quindi degli insegnamenti di cui ho parlato finora, che sono ulteriori, come i seminari, le conferenze, i laboratori, le presentazioni che possono essere in presenza. O anche evidentemente online, e altro pilastro fondamentale della nostra offerta formativa sono i viaggi didattici. I viaggi didattici che si suddividono in viaggi didattici tematici e in viaggi territoriali, quindi collegati o a specifici prodotti o filiere produttive, oppure a determinati territori. In questo caso, gli studenti ricevono una formazione propedeutica, sono tenuti a partecipare ai viaggi didattici per svolgere delle ricerche sul campo e successivamente, una volta ritornati, sono chiamati alla fase della restituzione, perché ovviamente si tratta di un'attività didattica che come tale è oggetto di valutazione e dall'altra parte prevede anche l'erogazione di crediti formativi universitari.
Vedete qua un'altra serie di immagini relative alla nostra vita universitaria e un punto su cui mi voglio ancora soffermare è il tema degli sbocchi professionali. Io come coordinatore della laurea triennale considero questi elementi come elementi di grande soddisfazione. Gli studenti che trovano lavoro entro un anno dalla laurea sono il 60,3% contro un dato nazionale del 37,8%. Gli studenti che proseguono con gli studi entro un anno dalla laurea sono il 38,2% contro il 44,7%. C'è da dire che questa quota di studenti che proseguono con gli studi molto spesso proseguono iscrivendosi a master internazionali anche di alto livello, penso in particolare ai master a Londra o anche quelli attivati all'Università di Wageningen e diversi altri di grande richiamo da un punto di vista a livello internazionale. Per essere più concreti, noi abbiamo un career center che si occupa proprio di questo aspetto. In particolare si occupa di aiutare gli studenti quando sono ancora, e quindi iniziarli quando sono ancora all'interno del percorso universitario e anche nella fase in cui lo hanno appena terminato e inoltre il nostro ufficio interno che è molto attivo nel tracciare, nel vedere quali sono gli sbocchi professionali dei nostri studenti. Qua vedete dei dati, come ci siano, quali siano le aree in cui i nostri studenti trovano la loro collocazione professionale. In particolare, i profili professionali dei nostri studenti sono stati raggruppati in quattro categorie. Il primo è quello dell'esperto in comunicazione e valorizzazione della qualità agroalimentare, brand ambassador, esperto di social media, promoter e organizzatore di eventi. Qui abbiamo degli esempi. Abbiamo Antonella Piscitello che lavora nella distribuzione di craft beer e scrive, fa editing di articoli giornalistici, in particolare relativi al mondo brassicolo. Dall'altra parte abbiamo Margherita Bacci che lavora per Velier, che è un grande distributore a livello europeo ed extraeuropeo di prodotti di bevande alcoliche e fa soprattutto gestione di pubbliche relazioni e media, attività di trade marketing, ricerca e sviluppo di nuovi prodotti. Abbiamo poi il secondo profilo professionale che è quello dell'operatore ed educatore nell'ambito della governance dei sistemi alimentari, quindi quei soggetti che lavorano nelle relazioni internazionali e nell'ufficio cooperazione del settore sia pubblico sia privato sociale, svolgono consulenze, interventi e formazione nell'ambito dei servizi pubblici del privato sociale nel settore agroalimentare, per esempio tematiche migratorie e interculturali, o ancora il ricercatore in campo agroalimentare. Anche qui abbiamo una serie di esempi. Valentina Gritti che lavora nello Slow Food Youth Network, in particolare in Olanda. E dall'altra parte abbiamo Tessa Javornik che lavora per un'associazione di produttori di prodotti biologici. Il terzo profilo professionale è quello dell'esperto nell'area acquisti e vendite nel settore agroalimentare, quindi in particolare stiamo parlando dei buyer, degli import ed export manager e degli agenti di commercio. Anche qua abbiamo qualche esempio, Andrea San Giovanni che lavora presso Noberasco, che è un partner strategico dell'università e che si occupa soprattutto di
commercio di frutta, in particolare di frutta secca, e analisi vendita, analisi di mercato, coordinamento nuova apertura, sviluppo di nuovi prodotti, eccetera. E ancora Nicolo Villa, che è un buyer per una piattaforma che mette in contatto dei fornitori con in particolare dei servizi di ristorazione. Abbiamo ancora l'ultimo profilo professionale, che è quello dell'esperto dell'attività di produzione agroalimentare, hotellerie, ristorazione, catering e retail, quindi manager della piccola grande distribuzione, attività di ospitalità, ecoturismo e ristorazione. Tecnico delle certificazioni, tecnico del controllo qualità e anche chef e gastronomo di, o anche chef e gastronomo di sala. E in questo caso noi abbiamo, per esempio, Juan Camilo Quintero Merchan, nostro ex studente colombiano, che è executive chef a Borgo San Felice, e si occupa del coordinamento della brigata di cucina. È stato anche ultimamente premiato da parte del Gambero Rosso. Questa è stata un'altra fonte di grande soddisfazione. E ancora Chiara Pisano, direttrice di ristorante aziendale, e che si occupa soprattutto di progettazione e analisi dei costi, sviluppo di nuovi concept e nuovi prodotti, formazione dello staff e così via. C'è poi, come dicevamo, chi prosegue gli studi, e chi pensa ad intraprendere la carriera accademica. È il caso di Francesca Monticone, che ha fatto un master a Londra in food policy e che ultimamente ha iniziato un dottorato presso l'Università di Bologna. E dall'altra parte Matteo Rognoni, che è iscritto al Master in Food Quality alla Università di Wageningen. Vedete qua altre immagini della nostra vita universitaria. E prima di lasciare la parola alla dottoressa Foglioli, io come coordinatore della laurea in Scienze e Culture Gastronomiche mi sento di dare alcuni suggerimenti per chi intende candidarsi per iscriversi all'anno accademico 21-22. I miei suggerimento è, in particolare, noi partiamo dal presupposto che chi si iscrive alla nostra università, che ambisce ad iscriversi, abbia una grande passione per la gastronomia, e quindi il primo suggerimento, la prima raccomandazione è quella di utilizzare il tempo che ci separa dalla scadenza della prima finestra temporale per coltivare le proprie passioni. E questo vuol dire in particolare leggere libri, guardare film, seguire il dibattito in ambito gastronomico a livello internazionale. Se non sapete da che parte partire, potete andare sul nostro sito internet e guardare, per esempio, quelli che sono stati gli ospiti che hanno presentato i loro libri, per esempio, i dibattiti che ci sono stati. La seconda raccomandazione è quella di rafforzarsi sull'inglese, perché questo molto spesso è uno di quegli elementi decisivi per quel che riguarda l'ammissione all'interno della nostra università, ed sono convinto che in ogni caso sia una cosa che farà molto bene in generale al vostro futuro di studi e al vostro futuro professionale. Leggere molto bene tutta la documentazione che è prevista e che si trova sul nostro sito in relazione alle diverse prove di cui adesso la dottoressa Fogliotti vi parlerà e a cui cedo la parola. Mi sentite bene? Molto bene, Elena.
Buongiorno a tutti, anzi buonasera a tutti, ringrazio il professor Bairati per l'introduzione e sarò, insomma, cercherò di essere più sintetica possibile, ma anche esaustiva. Poi naturalmente se avete delle domande ce le potrete porre in fine così di presentazione. Le modalità di ammissione interessano, diciamo, soprattutto il discorso di iscrizioni a partire in linea di massima dal mese, dalla fine di gennaio, inizio febbraio di ogni anno, quindi in questo caso del 2021. Poi vedete una slide dove sono indicate delle date che volutamente abbiamo lasciato in evidenza perché si riferiscono all'anno corrente. Quindi che cosa significa? Che a partire dalla più o meno, quindi dalla fine del mese di gennaio, inizio del mese di febbraio, noi apriremo le preiscrizioni online. Questo vuole dire che sarà attivo il concorso per il corso di laurea triennale in scienze culturali e gastronomiche e quindi la registrazione al portale può essere fatta in qualsiasi momento dell'anno. Il concorso partirà in una data precisa e come vedete, sono previste due sessioni, anche per quanto riguarda l'anno accademico 2021-2022. Indicativamente la prima sessione andrà a culminare verso la seconda metà del mese di maggio con la prima prova, mentre la seconda sessione coinciderà indicativamente con la fine del mese di agosto e lo svolgimento delle prove previste per l'inizio di settembre. Nell'anno che si è, diciamo, appena partito, quindi per quanto riguarda l'anno accademico in corso, per via della situazione emergenziale in cui tutti siamo coinvolti, le prove si sono svolte online. Non sappiamo ovviamente come evolveranno i prossimi mesi, ma possiamo garantire che, sia che le prove vengano erogate online, sia che più probabilmente vengano erogate in presenza. La natura della prova di ammissione non cambia assolutamente. Quindi verrà chiesto al candidato che si preiscrive di caricare online un dossier. Questo dossier contiene alcuni documenti fondamentali, quali l'autentificazione del diploma, se già siete diplomati, oppure degli esami, delle medie degli anni terzo e quarto, con diciamo anche chiaramente l'indicazione del tipo di istituto frequentato e del tipo di il nome dell'istituto frequentato e il tipo di maturità che si andrà a conseguire, se non la si è ancora conseguita. Chiaramente questa autocertificazione viene prodotta dal candidato stesso, magari scaricandosi dei modelli preesistenti, sul sito nostro ce n'è uno, altrimenti si può andare tranquillamente a cercare su Google. Sostanzialmente il candidato autodichiara e quindi firma in fede. È fondamentale che poi ci sia anche la firma. Tuttavia, sul nostro sito, sul nostro portale delle preiscrizioni, esiste già il modello prestampato, quindi voi non dovete fare altro che scaricarlo e compilarlo in ogni sua parte. Altro documento fondamentale che va a comporre il dossier è il cosiddetto test motivazionale, che consiste in 24 domande erogate da noi in lingua inglese e alle quali in lingua inglese bisogna rispondere, appunto di carattere orientativo e motivazionale, che comunque in quanto parte del dossier viene valutata. Poi il candidato allega una lettera di motivazione che invece non è guidata, quindi non esiste una traccia, ma è diciamo completamente a carico del candidato, che la svolgerà nella lunghezza di una pagina, indicativamente di una pagina di un foglio A4, nella quale diciamo specifica quelle che sono le ragioni che portano comunque a voler intraprendere questo tipo di carriera, se si hanno già delle prospettive, delle idee future, chiaramente se si hanno, se non si hanno non si indica. Questa è appunto la lettera motivazionale che può essere scritta in inglese o in italiano, è indifferente, quindi per noi è uguale. Poi ci saranno altri documenti da caricare, quali ovviamente il documento di identità valido e se ci sono eventuali certificazioni di conoscenza della lingua inglese. Noi chiediamo però di caricare certificazioni relativi all'inglese, ma sono significative quelle appunto che attestano una conoscenza pari a livello B2 da parte del candidato, non che non vengano accolte certificazioni relative magari a una conoscenza di livello B1, però
il livello richiesto di partenza è appunto il B2, quindi diventa significativo certificare questo tipo di livello. Se sono presenti altre certificazioni che possono essere di interesse, magari relative a esperienze formative, corsi in ambito enogastronomico, seminari frequentati e via di seguito, tutto quello che può arricchire, diciamo, la vostra presentazione in ambito appunto di nell'ottica di essere ammessi al corso di laurea in scienze culture gastronomiche. Questo per quanto riguarda il dossier di candidatura. Successivamente i candidati vengono chiamati a sostenere una prova di inglese, che chiaramente sia scritta che orale, quindi in caso di ammissioni online questa prova viene erogata a distanza e poi c'è un colloquio con la commissione che è composta di docenti madrelingua. La prova di inglese quindi si intende un tutt'uno tra scritto e orale, c'è poi un unico punteggio finale. Ecco, il colloquio finale è la terza parte della prova di ammissione, si svolge in italiano alla presenza appunto di una commissione di docenti in lingua italiana e consiste in una chiacchierata, non, diciamo informale, ma non perché non si tratti di un qualcosa di serio, ma perché i nostri commissari mettono a proprio agio il candidato, perché è importante che emergano appunto certi aspetti della propria vita, delle proprie aspirazioni. Non usiamo tanto il discorso motivazione, ma più che tutto analisi critica, capacità di appunto analizzare un concetto, capacità di sviluppare una tematica. E quindi ecco, questo è un colloquio molto importante che chiude, diciamo così, la prova di ammissione. Ho omesso di dire una cosa che però è fondamentale: nella parte scritta, quindi dell'inglese, non viene valutato altro che il livello linguistico scritto. Cioè, quindi nella prova di inglese viene valutata la vostra capacità di scrittura e chiaramente nella prova orale la vostra capacità di colloquio, quindi la vostra capacità di espressione orale. Chiaramente il requisito fondamentale per poter accedere alla prova è il possesso di un diploma di maturità oppure l'essere in procinto di conseguirlo, quindi possono partecipare alla prova di ammissione solamente studenti iscritti all'ultimo anno di scuola superiore, quindi non in quarta ovviamente, ma bisogna essere in quinta oppure già essere diplomati. Poi un'altra cosa importante da dire: l'università mette in palio anche, adesso parlerò dei costi dei servizi, però abbiamo in palio ogni anno anche delle borse di studio a copertura totale parziale della retta. Vi invito a visitare il sito alla voce finanziamenti agevolati borse di studio, perché sono ancora online i bandi di concorso, chiaramente scaduti per quest'anno, per quanto riguarda il conferimento degli esoneri totali o parziali dalla retta. Questo è un processo che, benché abbia date simili a quello dell'ammissione al corso di laurea, però è indipendente, quindi bisogna preiscrivere il suo corso di laurea e poi chi, leggendo il bando, ritiene di avere i requisiti economici per poter, diciamo, presentare domanda, lo fa in maniera del tutto autonoma alla preiscrizione al corso di laurea. È una competizione vera e propria che si svolge sulla base di requisiti di reddito per quanto riguarda l'accesso al concorso. Però poi la graduatoria delle borse di studio si fa sul punteggio che otterrete alla prova di ammissione. Punteggio che è su base 100, stando alle, diciamo, modalità utilizzate sinora, 20 è il punteggio massimo della prova di inglese, 30 è la valutazione massima per il dossier, 50 è la valutazione massima per invece il colloquio finale. Nella prima sessione, quindi quella di maggio, viene ammesso chi ha un punteggio pari o superiore a 75 punti, regola che decade nella seconda e ultima sessione, quella che poi esprime la graduatoria finale. E per poter partecipare al bando di concorso delle borse di studio bisogna avere un punteggio, anche qui, minimo di 75 punti.
Questo è quanto per un velocissimo excursus sulle borse di studio, non mi soffermo perché diventa poi veramente, veramente lunga. Vi consiglio di andare a vedere i bandi e poi se ci sono delle domande così a margine sarò felice di rispondere per quello che posso. Per quanto riguarda invece i costi, la retta annuale per l'anno accademico, parliamo sempre di anno accademico corrente, è di 15.500 euro. E comprende tutte le voci che voi potete vedere, quindi le attività didattiche, tutte le attività didattiche, quindi includiamo ogni esperienza che abbia a che fare con la didattica, ma che magari non si svolga strettamente in aula. Quindi parliamo di conferenze, di degustazioni, di seminari. In caso di chiaramente didattica a distanza per situazione emergenziale Covid, viene ribaltato in una modalità online, quindi diciamo che il discorso delle degustazioni poi è a parte, perché la degustazione deve essere per forza, deve svolgersi per forza in presenza. Libri di testo sono inclusi nella retta. Viaggi tematici territoriali, anche qui dipenderà dall'evoluzione della pandemia, tuttavia siamo perfettamente organizzati per poter garantire una didattica completa anche a, per quanto riguarda appunto l'assenza di eventuali viaggi didattici, noi siamo in grado di supplire a queste purtroppo mancanze con chiaramente un carico di didattica adeguato. Inoltre partecipazione a tutti gli eventi legati a Slow Food e alle promossi dall'Università di Scienze Gastronomiche, la copertura assicurativa per quanto riguarda la responsabilità civile degli studenti, copertura d'emergenza per studenti non EU, più i crediti per quanto riguarda la mensa universitaria, quindi le tavole accademiche, l'accesso ai servizi del Career Center, che è il nostro ufficio specializzato per quanto riguarda il poter mettere in contatto gli studenti con il mondo del lavoro, quindi un ufficio che svolge un lavoro fondamentale, inoltre il rilascio di certificati di iscrizione da parte della segreteria studenti. E questo è quanto. Penso di aver terminato, quindi vi ringrazio e se ci sono delle domande sono a disposizione per poter rispondere. Prego, forse qualcuno aveva alzato la mano. Se volete alzate la mano, se volete intervenire, vi basta schiacciare sull'icona del microfono che trovate nella parte più bassa del riquadro. Se ci sono delle domande. Sofia, prego, Sofia Sirtori. Sì, buonasera. Buonasera. Volevo sapere, ma dormono all'interno dell'università o bisogna trovare noi una situazione per i ragazzi che vengono da fuori Torino o da fuori Bra? Vado io, Lorenzo? Prego, sì. Come ha visto dalle voci di spesa incluse nella retta, l'appartamento è l'unico costo extra rispetto alla retta. Non abbiamo gli spazi in un ISG perché appunto un residence richiederebbe veramente tantissimo spazio, quindi i nostri studenti cercano una sistemazione autonoma. Va detto però che l'università, dopo vari anni, ha acquisito una serie di contatti di fiducia e normalmente i nostri studenti trovano casa a Bra e zone limitrofe. Adesso io non so se nello specifico lei è pratica della zona, però diciamo che la sede dell'università si trova a Pollenzo. Pollenzo è una frazione del comune di Bra e dista circa 4 km appunto da Bra, quindi questa cittadina di 30.000 abitanti diventa veramente il luogo ideale per poter cercare alloggio. Esistono ormai da anni varie tipologie di appartamento che i proprietari di alloggio mettono a disposizione, quindi parliamo di mansarde, monolocali, locali, trilocali, case più grandi a seconda appunto delle necessità dello studente. Abbiamo diversi canali social, ma di tutti un blog che ospitiamo sul nostro sito, gestito a cura proprio da studenti UNISG,
ci si scambia magari informazioni su cerco alloggio, trovo alloggio, metto a disposizione. Quindi diciamo che grazie un po' anche alla rete universitaria in questi anni è piuttosto semplice fare una sistemazione. Però ho aperto questa lunghissima parentesi per spiegare che no, la ricerca dell'alloggio è a carico dello studente.